Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Con il tuo spirito. Carissimi fedeli, presenti in questa nostra Basilica del Sacro Cuore, e voi soprattutto che state partecipando a questa Santa Messa dalle vostre case. Iniziamo con oggi la seconda settimana del tempo di Natale. Vi ho rivolto un saluto che esprime una certezza. Dio riempie di gioia e pace il cuore di chi crede in Lui. Prepariamoci ad ascoltare la Sua parola e a ricevere Gesù nell'Eucaristia, purificando il nostro cuore e confidando nella Sua misericordia. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Signore pietà. Signore pietà. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi le nostre debolezze, Cristo pietà. Cristo pietà. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Signore pietà. Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Celebriamo oggi in questa nostra liturgia una bella festa, una bella ricorrenza, direi addirittura un onomastico. Oggi infatti nella liturgia celebreremo il Santissimo Nome di Gesù. Il termine Gesù significa Dio salva, perché in nessun altro c'è salvezza, c'è scritto negli Atti degli Apostoli, nel quale è stabilita che noi siamo salvati. Questo nome Gesù da noi non è molto comune, in altre regioni del mondo è molto comune invece. Tuttavia vogliamo ricordare questa bella ricorrenza, questa festa, perché sempre noi facciamo il segno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e il nome di Gesù molto spesso sulle nostre labbra. O Dio, che nell'incarnazione del tuo Verbo hai posto il fondamento all'opera della salvezza del genere umano, concedi la tua misericordia al popolo che la implora, perché tutti riconoscono che non c'è altro nome da invocare per essere salvati se non quello del tuo unico Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figliuoli, se sapete che Dio è giusto, sappiate anche che chiunque opera la giustizia è stato generato da Lui. Vedete quale amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. Chiunque commette il peccato commette anche l'iniquità, perché il peccato è l'iniquità. Voi sapete che Egli
si manifestò per togliere i peccati e che in Lui non vi è peccato. Chiunque rimane in Lui non pecca. Chiunque pecca non l'ha visto e non lo ha conosciuto. Parola di Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. Tutta la terra. Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. A quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché gli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di Lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è Lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». Parola del Signore. In questa festa del nome di Gesù, due considerazioni ci possono fare del bene e sono tratte queste considerazioni, queste riflessioni, proprio dalle letture che abbiamo fatto. La prima lettura. Dalla prima lettura abbiamo capito che siamo sollecitati a fare una riflessione di enorme importanza, e cioè quello che dice San Giovanni: fratelli, noi siamo fin d'ora figli di Dio e lo siamo realmente. Quell'accentuazione del realmente, a dire addirittura nello scritto c'è un punto esclamativo, quasi per dire: guardate che non è un figlio di Dio così per modo di dire, ma vedremo che è una figliolanza proprio reale, vera. Quello che poi noi saremo non è però ancora stato rivelato. Quando è che noi veramente ci accorgeremo di essere figli di Dio? Quando saremo alla presenza di Dio. Sappiamo però, ecco quello che aggiunge Giovanni in questa prima lettera,
Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Pensate cosa significa essere simili a Dio. Eppure questa è parola sacra. Non è Giovanni, l'Evangelista, l'Apostolo che le butta là, così, per darci un contentino. Essere figli significa avere la stessa natura di chi ci genera, cioè dei genitori. Se sono figlio di Dio, come afferma San Giovanni e l'abbiamo ascoltato molto bene anche ieri da San Paolo e anche nel Vangelo, significa che ho ricevuto da Dio anche la natura divina. Dunque, chi sono io? Io sono un uomo chiamato a partecipare alla natura divina. San Paolo addirittura scrive: in Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo, noi siamo eterni perché eravamo nel pensiero e nella scelta di Dio. Ci ha predestinati a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo. A qualcuno che legge e medita queste parole dovrebbe aprirsi il cuore in una maniera incredibile. Sono un uomo chiamato a partecipare alla natura divina. Per questo potrò vedere Dio faccia a faccia, così come Egli è. Altro che poveri uomini buttati su questa terra in preda a dolori e a morte. Altra è la nostra natura e altro è il nostro destino. Se riuscissimo a comprendere la grandezza dell'uomo, noi veramente dovremmo rimanere sbalorditi. Ecco perché, per salvare quest'uomo, Dio ha mandato a morire il proprio figlio. E allora riusciamo così a capire, a comprendere cosa significa essere figli di Dio. Una seconda riflessione. La seconda riflessione riguarda il battesimo di Gesù al Giordano da parte di Giovanni Battista. Anche qui abbiamo qualche sorpresa. Gesù si mette in fila, si mischia fra i penitenti che venivano battezzati, lavati con l'acqua dal Giordano. Se qualcuno va in Terra Santa, con molta probabilità lo porteranno anche a vedere il luogo dove battezzava Giovanni, in un'ansa del fiume Giordano. E lì uno rivive tutta questa scena con un'emozione incredibile. Bene, Cristo si mette in fila per essere anche Lui lavato, per essere purificato, come erano purificati, lavati, tutti quelli che andavano da Giovanni, lavati, purificati dagli atti di disonestà, dai furti, dai latrocini, dai tradimenti. E addirittura Giovanni che dice: io non lo conoscevo. Noi rimaniamo meravigliati che Giovanni Battista non conoscesse Cristo. C'è un famoso quadro bellissimo del Raffaello, intitolato La Madonna del Cardellino, in cui si vedono due bambinetti belli paffuti che giocano tra di loro. Avranno sì e no un anno, due anni. Erano Gesù e il Battista, erano cugini, perché tra Maria ed Elisabetta, la madre del Battista, c'era una grossa parentela. Quindi che Giovanni dica: io non lo conoscevo, e l'ho conosciuto solo quando Cristo, mischiato tra i peccatori, mischiato in fila, su Cristo è scesa poi la colomba dello Spirito Santo. Lì Giovanni ha capito che era arrivato il Messia, il prescelto di Dio. Possiamo fare un'applicazione su questo fatto? Noi quante file facciamo? File per i mezzi pubblici, file per i dottori, file per gli ospedali, file per ricevere tamponi e vaccini, file per avere il numeretto,
non ci accorgiamo che Cristo è lì, in mezzo a noi e con noi, a condividere la nostra condizione umana, a condividere la fatica del vissuto giornaliero. Dovremmo avere più occhi per comprendere il rapporto tra noi e Cristo, tra noi e il suo nome, tra noi e la sua salvezza, tra noi e il suo sacrificio. E allora la nostra vita si riempirà veramente di tante grosse, non solo emozioni, ma di grazie. Ecco tutto quello che oggi, all'inizio di questo anno, noi ci auguriamo. Ci auguriamo che la presenza di Cristo sia viva, sia nella nostra giornata, sia nelle nostre file, sia nei nostri dolori, sia anche nella nostra morte. E allora veramente la vita, malgrado tutto, acquisterà un grande valore, perché ci accorgeremo di essere veramente figli di Dio. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva la tua mano e il suo sacrificio, a lode e gloria del Signore, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti presentiamo, Padre, i doni che abbiamo ricevuto dalla tua bontà e ti preghiamo, tu che a Cristo, fatto obbediente fino alla morte, hai dato il nome che è fonte di salvezza, concedi a noi di essere sostenuti dalla sua potenza, potente redenzione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nel mistero adorabile del Natale, Egli, Verbo invisibile, apparve visibilmente nella nostra carne, per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei secoli, cominciò ad esistere nel tempo per reintegrare l'universo nel tuo disegno, Padre,
e ricondurre a te l'umanità dispersa. Per questo dono della tua benevolenza, uniti a tutti gli angeli, cantiamo esultanti la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente e dall'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perfetta a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Bosco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione dona pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Vescovo e Papa Francesco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi
e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia, la libertà dei veri figli di Dio, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa e dona a lei unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace e dell'amicizia. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Prima di terminare questa bella liturgia in onore del nome santissimo di Gesù, voglio ricordare anche che noi siamo all'inizio di un anno nato proprio sotto l'insegna di Maria, Madre di Dio. Vedete allora come si allarga in una maniera mirabile questo rapporto nostro con l'aldilà, con la divinità. E soprattutto con la fede. Noi dobbiamo tenere ben salda questa fede che abbiamo ricevuto nel battesimo, che abbiamo ricevuto dalla grazia di Dio e che abbiamo ricevuto da tante persone a cui dobbiamo riconoscenza proprio all'inizio di questo anno, riconoscenza per quello che sono state per noi, i nostri genitori naturali, i parenti, i tanti amici che abbiamo, anche quelli fanno parte di questa nostra grande famiglia, fanno parte di questa figliolanza divina,
fanno parte della maternità di Maria. Vedete se riuscissimo veramente a comprendere la dignità di ciascuno di noi, la dignità del cristiano, la dignità del credente, il nostro cuore si dovrebbe riempire. Molti santi hanno avuto addirittura il cuore che gli si è allargato, perché nel loro rapporto mistico sono riusciti a entrare in questo dialogo particolarissimo con l'aldilà, ma che era dentro di loro. E allora che questo anno che abbiamo iniziato sia veramente un anno fecondo per questo rapporto tra noi e gli altri, per questo rapporto tra noi e Cristo, per questo rapporto tra noi e la nostra madre, che non è appunto solo madre di Dio, ma è diventata anche madre nostra. E allora l'augurio che si può fare in questo inizio di anno, che non sia un augurio solamente così molto vago, generico, ma un augurio concreto di rafforzare con la fede e con la grazia questo rapporto tanto, tanto potente che noi abbiamo avuto appunto con la grazia di Dio. In piedi. Preghiamo. O Signore, la partecipazione al sacrificio a te offerto nella memoria del nome di Gesù, infonda in noi l'abbondanza della tua grazia, perché possiamo rallegrarci e anche i nostri nomi sono scritti nei cieli. Per Cristo nostro Signore. Madonna con la Santa Regina. Allora, in onore appunto della Vergine, diciamo una bella preghiera per lei e per noi. Il Salve Regina. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore e con la protezione della Vergine, andate in pace. Andiamo, grazie.